Gossip, botta e risposta tra Cecilia Rodriguez e la fiamma di Francesco Monte. Pareri reciproci tra Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto, rispettivamente il passato e il presente sentimentale di Francesco Monte, qui Gossip. Cancelletto Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto, sono queste due bellissime ragazze ad essere al centro del cancelletto Gossip in questo periodo per il legame sentimentale che hanno avuto, oppure hanno attualmente, con cancelletto Francesco Monte. La sorella di Belen, interpellata sul nuovo flirt del suo ex fidanzato, si è detta felice per lui, madre natura, invece, ha negato di essere in competizione con l'Argentina. Scopriamo insieme cosa hanno dichiarato le due modelle sia sul pugliese che sul suo addio forzato all'Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez, Francesco ha un nuovo amore? Sono felice per lui. La storia d'amore tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita molti mesi fa, ma i giornali non smettono di domandare ad entrambi cosa pensano attualmente dell'altro, alla sorella di Belen. In particolare, viene spesso chiesto cosa prova nel vedere il suo ex compagno accanto ad un'altra donna, la bellissima Paola Di Benedetto. In seguito alla prima ospitata di coppia a Verissimo del tronista e la sua nuova fiamma, un giornalista ha interpellato l'Argentina su questo gossip, e lei ha candidamente dichiarato, se lui è felice, lo sono anch'io. Non gli ho mai augurato il male, anzi. Dunque, stando alle parole che ha usato per commentare il flirt in corso tra il pugliese e madre natura, sembrerebbe proprio che alla fidanzata di Ignazio Moser non importi più nulla dell'uomo con cui è stata quasi 5 anni, il futuro della 28enne, infatti, è saldamente accanto all'ex ciclista di cui si è innamorata durante il Grande Fratello VIP. Spero davvero possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la vita, ha aggiunto Cecilia riferendosi ovviamente a Francesco e alla sua giovane relazione con Paola. Per quanto riguarda il cannagate che ha costretto Monte ad abbandonare anticipatamente l'Isola dei Famosi, la Rodriguez ha detto, mi dispiace che non abbia potuto fare un'esperienza del genere perché so quanto faccia bene. Per il resto, sono fatti suoi. Io non voglio entrare nel merito perché veramente non mi interessa. Paola Di Benedetto su Monte, il suo cuore è libero, non temo Cecilia. Cecilia Rodriguez ha raccontato di essere felice della nuova relazione dell'ex Francesco Monte, e lo stesso ha fatto pochi giorni fa la bella Paola Di Benedetto, madre natura, infatti, ha seccamente smentito tutti i gossip che volevano il tronista ancora interessato alla sorella di Belen e vicino a lei solo per farla ingelosire. Non temo il paragone, siamo diverse. E poi, quando lo guardo negli occhi, mi rendo conto che i sentimenti verso di lei sono finiti ed ha finalmente il cuore libero. Con queste parole la modella ha confermato che tra lei e il pugliese procede tutto a gonfie vele e che Cecilia è solamente un lontano ricordo. Dopo aver precisato che l'idillio con Monte va alla grande, come confermano anche tutte le foto che i paparazzi hanno rubato alla neocoppia dopo il rientro di lei dall'Isola dei Famosi. Paola ha voluto difendere il compagno dalle accuse che Eva Enger gli ha lanciato in Honduras. Francesco non lo meritava. È un bravissimo ragazzo al quale è stato rovinato un percorso solo per vendetta, lei non ha mai digerito la sua nomination, queste le parole che ha usato l'ex naufraga per prendere le parti del tronista e scagliarsi inevitabilmente contro colei che ha dato il via allo scandalo droga di cui ancora si discute, uno scandalo nel quale è stata tirata in ballo anche la Di Benedetto in quanto complice di Monte e consumatrice di marijuana.